E ormai imminente il derby tra Regina e Cosenza, un derby che torna dopo tanto tempo, l'ultimo nel 2002, è un derby al quale le due squadre si avvicinano con tutta una serie di condizioni diverse. Intanto la Regina ha conquistato nelle ultime 5 partite 4 punti, frutto di una vittoria, peraltro fuori casa, 3 sconfitte ed un pareggio. Il Cosenza arriva al derby invece con soli 2 punti, senza aver mai vinto, 2 pareggi e 3 sconfitte. Poi arrivano queste due squadre con una strana condizione anche sotto il profilo delle reti, perché la Regina segna poco nel primo tempo, quando il Cosenza subisce di più. Allora in teoria la Regina dovrebbe modificare il proprio trend e segnare di più quando l'avversario è più colpibile. Naturalmente parliamo di riflessioni solo sulla base dei numeri. E le due squadre arrivano a questa partita, a questo derby, dopo aver interrotto alla seconda giornata la catena di risultati utili consecutivi. Entrambi hanno ottenuto solo 2 risultati utili consecutivi. Entrambi alla prima e seconda giornata, la Regina in quell'occasione ha fatto 4 punti, il Cosenza 2. I precedenti sono caratterizzati dal fatto che le squadre si sono incontrate in quarta serie, in Serie C e in Serie B, e sono caratterizzate anche dal fatto che le 17 partite della Serie C hanno rappresentato per lungo tempo una grossa difficoltà per la Regina, che ha iniziato a giocare in Serie C il 30 dicembre 1945, ma per vincere la prima volta contro il Cosenza ha dovuto aspettare il 28 maggio 61. Il risultato più ripetuto in Serie C a lungo è stato il pareggio, e quando questo equilibrio si è interrotto, purtroppo lo ha interrotto il Cosenza con la vittoria del 4 maggio 1952. Bisogna dire che in questo periodo, peraltro, la Regina una partita in casa l'aveva vinta, ma in quarta serie. Quindi il 26 aprile 1959 si celebra l'ultimo successo dei cosentini. Va meglio in Serie B, peraltro anche la Serie B inizia con come si può dire, con un percorso fatto tutto di pareggi. Però poi ci sono 3 vittorie consecutive, l'ultima delle quali nel 2002, è stata una delle partite determinanti per il ritorno in Adria della Regina. C'è grande traffico sulla via tra Reggio e Cosenza. Allora, intanto nel 2002, quando si è giocato l'ultima partita, Cozza era in campo. Nel 97 Azzori e Dionigi erano in campo. Dionigi va a rete e poi fa un balletto dinanzi alla panchina di Scoglio, dichiarerà in una mia intervista che però quel gesto poi si è ricucito. Era un gesto che dipendeva dalla brutta esperienza di Dionigi a Torino con Scoglio, ma poi si sono rincontrati anche a Napoli e la cosa è stata ricondotta a serenità. Tra quanti sono ancora in amaranto, il direttore sportivo Giacchetta, 11 volte contro il Cosenza, 5 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Una menzione per la fugace apparizione sulla panchina del maestro Bernardini. Cozza ha una vittoria su Cappellacci, Cozza che è da cosentino di nascita e alla sua prima contro il Cosenza, da allenatore ovviamente. Si fa fatica a ricostruire in modo esaustivo l'elenco di questi viaggi. Ne abbiamo ricordati alcuni: Sonetti, giocatore amarante, allenatore del Cosenza, Toscano, allenatore del Cosenza e giocatore dei Lupi, 39 presenze e 5 gol, ma Toscano anche autore di un gol a favore del Cosenza nel derby vinto dalla Regina il 20-12-98. Scoglio e Mutti, allenatori di entrambe, poi Perrotta, giocatori di entrambe le squadre, Perrotta, D'Astori, Rappa, La Bellarte, Battista Missiroli, Truddaio, Napolitano, Ziriani, Lacanda, Savoldi, Pochadogan, Casale, e ce ne sono tantissimi, tantissimi. Quindi un confronto certamente difficile e impegnativo, un confronto certamente difficile e impegnativo,
che la regina gioca con particolare ansia perché non solo vuole vincere finalmente in casa, ma perché la regina in questo momento fa punti in classifica, deve fare punti in classifica, per la classifica stessa, ma per la verità anche per accumulare fieno in cascina, perché prima o poi arriverà purtroppo il verdetto delle penalizzazioni.